la mia terra è l'Abruzzo, perché sono nato qui a Varzo. Un anno terribile, il 1936, anno del fascismo e del nazismo trionfanti, anno in cui sono iniziate le purghe staliniane e erano gli anni anche della guerra di Spagna. E io sono legato anche all'Aquila d'Abruzzo, perché se mi concedete una nota di carattere personale, la mia famiglia non è una famiglia abruzzese, mio padre era di Foligno, mia madre di Roma, mio padre essendo un magistrato era stato inviato qui all'Aquila. E mio padre è uno dei caduti della brigata partigiana Maiella. E anche questo è un altro elemento di legame con questa terra. Mio padre aveva 36 anni, ma i suoi giovanissimi partigiani ne avevano 18, se non di meno, insomma. Qualcuno è ancora in vita, ma la pagina di storia della Brigata Partigiana Maiella è una pagina sicuramente importante e fondamentale di quel periodo, no? Ed è anche quello che mi permette di capire semplicemente il nesso che c'è tra la lotta antifascista ed antirazzista e la lotta italiana e la lotta palestinese contro il colonialismo israeliano. Il sionismo è un colonialismo cosiddetto di insediamento. Questo concetto si è fatto strada negli ultimi anni, anche perché specialmente in paesi come l'Australia sono sorte delle scuole, delle università, delle facoltà che hanno approfondito questo fatto, perché il colonialismo negli Stati Uniti, il colonialismo in Nuova Zelanda, il colonialismo in Canada, il colonialismo in Australia è un classico colonialismo di insediamento, settler colonialism. Il colonialismo, classico tra virgolette, è quello che arriva in un paese, lo occupa per sfruttare le risorse materiali e le risorse delle persone. Il colonialismo invece di insediamento è un colonialismo teso a espellere i nativi, e il caso degli Stati Uniti è un caso che conosciamo benissimo, no? Sono stati raggirati anche lì, anche perché poi i rapporti di forza sappiamo quali erano, no? Malgrado la capacità degli indiani d'America di difendersi in certi momenti anche con successo, ma praticamente alla fine hanno accettato la soluzione due popoli, due stati, hanno accettato di stare in delle riserve e poi sono stati quasi sterminati. L'unica soluzione giusta e duratura del problema palestinese è la decolonizzazione della Palestina storica. È la decolonizzazione della Palestina storica, quella che poi alcuni che hanno messo in moto, hanno ripreso quest'idea dello Stato unico, l'area democratica della Palestina, chiamano la decolonizzazione etica, no? Nessuno sarà buttato a mare, malgrado tutto quello che c'è stato fatto, e torniamo come una volta a vivere insieme senza problemi, quale che sia la nostra religione. Allora, fino a quando c'è stata una organizzazione per la liberazione della Palestina, che poi aveva le sue filiazioni nelle formazioni politiche che richiamavano sempre questo concetto: fronte popolare per la liberazione della Palestina,
fronte democratico per la liberazione della Palestina, perché di questo si trattava, no? A un certo momento è arrivato Oslo, sono arrivati gli accordi di Oslo, hanno trasformato una cosa che si chiamava organizzazione per la liberazione della Palestina in una cosa che si continua a chiamare Autorità Nazionale Palestinese. È un'autorità senza autorità, è un'autorità fatta di collaborazionisti. Quando tu accetti di diventare uno strumento del colonizzatore, accetti di collaborare, accetti la collaborazione tra polizia palestinese messa su poi alla grande dal generale Dayton e la polizia e l'esercito israeliano ovunque sia, no? Quando tu fai questo, scusate, ti sei trasformato in una piccola repubblica di Salò in XVI, eh? E questa è la situazione di signor Abu Mazen e della cricca che immutabile, perché sono sempre quelli, no? Della cricca che gli sta intorno, no? Perché gli accordi di Oslo sono stati un grande imbroglio in cui all'inizio si disse cioè 5 anni noi dobbiamo parlare tra noi per riuscire a stabilire un clima di dialogo, un clima favorevole alla soluzione del problema, ma intanto voi riconoscete lo Stato di Israele, noi riconosciamo l'LP come unico rappresentante dei palestinesi, voi rinunciate alla lotta armata, no? E poi in un secondo momento, passati questi 5 anni di pourparlers, no? Affronteremo i problemi che sono ancora sul tappeto, e cioè Gerusalemme Est, i confini, l'acqua, chi più ne ha più ne metta, no? Sono 19, sono passati più di 20 anni e questa, alla parte finale non si è mai arrivati. I negoziati non hanno mai portato a una soluzione, soprattutto non hanno mai portato alla famosa soluzione dei due stati. Allora, un'altra cosa che bisogna dire è, coerentemente con chi sostiene la decolonizzazione, tra l'altro, è che la soluzione due, chi sostiene del movimento di solidarietà, e io comincerei a far sparire la parola solidarietà, che è una delle tante parole ambigue, no? Per prive di significato, chi continua a sostenere dopo oltre 20 anni la soluzione due popoli, due stati, scusate, le possibilità sono 4, poi se ne posso aggiungere: o è un cretino, o è un ignorante, o è un opportunista, o è un sionista, oppure tutte e 4 le cose messe insieme. Ma la soluzione due popoli, due stati è la soluzione sionista per eccellenza. Per eccellenza, perché gli ha permesso di fare quello che hanno fatto. Noi, ISM, non collaboriamo con chi? Con i gruppi dei movimenti che sostengono questa tesi, perché ormai sono passati oltre 20 anni e chi non ha voluto capire non capirà mai questa cosa. E questa cosa molto chiara, insomma, molto chiara. Altro che due popoli, due stati. Primo, dopo l'armistizio del 48, questi se ne prendono non il 54% come previsto dalla risoluzione del novembre del 47, la 181, ma se ne prendono il 78%, quindi rimane a questa cosa qui, rimane il 22%. Dopodiché con gli insediamenti più della metà di questo 22% è stato portato via, quindi insomma sono 3 Bantustan non comunicanti, no? E quindi il muro che avanza, insomma, è una cosa. Allora,
Su questa cosa bisogna darsi un obiettivo, perché Omar Barghouti dice che i punti fondamentali dell'appello al boicottaggio sono tre: fine dell'occupazione, fine delle discriminazioni dei palestinesi cittadini di Israele, diritto al ritorno dei profughi. Diritto al ritorno dei profughi. Allora, questo è un altro punto noto cruciale della vicenda palestinese. Il diritto al ritorno, sancito da una risoluzione del 194 che viene riapprovata ogni anno, ma nulla cambia, nulla cambia. E allora il nostro compito è ricostruire un movimento, quello che io chiamo un movimento di coresistenza con il popolo palestinese, di coresistenza, non di solidarietà, perché quando uno parla di solidarietà finisce per considerare il problema palestinese un problema umanitario. Non è un problema umanitario, è un problema squisitamente politico, no? E quindi il problema è la coresistenza col popolo palestinese, così come il nostro dovere è la coresistenza con tutti i mondi offesi di questo momento, in passato e